Allora, buongiorno. Oggi parliamo di Calbars, perché ne parliamo? Perché ovviamente è uscito in edicola un albo che ovviamente vi consiglio di prendere. Se non l'avete preso, costa 2,99 euro. Quindi potete tranquillamente. Non è questo, questo è sempre Calbars. Calbars sta ai paperi come Mosè alla Genesi, che ne so. Fate un po' voi. È ovvio che per un lettore di fumetti parlare di Calbars diventa un po' ridicolo, è l'inventore di Zio Paperone. E quindi questo lo ritrovate, la grande dinastia dei Paperi, Paperino, una serie di avventure degli anni 50 di Calbars. Alla fine trovate anche una sorta di identikit di Paperone dei Paperoni, che è certamente la creatura più originale. Paperino era già stato inventato, quindi Calbars prende Paperino, inizia a lavorare verso i 40 anni Calbars ai Paperi e vi dedicherà tutta la sua vita, poi seguito da Don Rosa che poi farà tutta la saga di Paperon dei Paperoni portando avanti il lavoro di Calbars. Calbars è l'inventore di Scrooge McDuck, da noi detto Paperon dei Paperoni, tutti lo conoscono, penso che. E noi abbiamo iniziato qui. La nostra avventura fumettistica è iniziata qui. Almeno quelli della mia generazione hanno iniziato con Calbars e ovviamente gli Albetti Topolino, che nel 49, non io nel 49, ovviamente, ma negli anni 50, i primi Albetti, abbiamo visto la ristampa, venivano stampate l'albetto. L'albetto, cerco di fare. Questo è il primo numero di Topolino, aprile del 49. Se l'avete, vale un piccolo tesoro per gli italiani, ovviamente. Però comunque, non è il primo Topolino in assoluto, è il primo Albetto Topolino. C'era quel formato Albetto perché in quel tempo andavano le strisce come le strisce Bonelli, no? Tutti se le ricordano. Perché i fumetti venivano considerati immorali, travianti, traviatori delle menti dei giovani fanciulli che leggendo queste cose, insomma, potevano dedicarsi a efferati crimini. Anche Tex Willer all'inizio, ricordiamoci, era un malvivente. Infatti la collana del giovane Tex Willer, che io non seguo, credo che stia riproponendo queste storie qui, e ovviamente le strisciette poi. Quindi in realtà i primi ad avere, cioè prima del formato Bonelli, che oggi tutti parliamo del formato Bonelli, ma c'è stato l'Albetto Topolino Mondadori. Perché le storie Topolino, Paperino, eccetera, erano sì stampate, ma dalla Nerbini non in formato albo. Le storie di questo dal 49, poi però le storie di Calbars vennero traghettate con l'arrivo di De Martina, degli autori italiani, vennero messe in quello che era chiamato l'Albo d'Oro, in cui si incarnò nel 56-57, dopo aver mutato il nome in Albi d'Oro, diventerà quello che poi diventa il famoso Almanacco Topolino, che ora la Panini sta ristampando. Poi sì, le storie di Calbars venivano appunto pubblicate negli albi tascabili di Topolino, che erano delle strisce, insomma, era formata a strisce, insomma, Calbars piano piano è arrivato nella nostra immaginaria. Ovviamente di volumi di Calbars, questi sono dei tanti, Disney Edizioni IF, vabbè, qui sono storie di Calbars. Calbars inizia a lavorare verso i 40 anni, negli anni 50, qui avete, questo è quello che trovate in edicola, questo qui, non quello lì, questo qui, non quello lì. Ovviamente questo è un prezzo di promozione, poi cioè, questo ovvio costa 2,99 euro, ma come primo, però potete prendere il primo, tanto sono storiette autoconclusive. Qui vedete una foto di Calbars, l'uomo dei Paperi, che è l'inventore di un sacco di roba, di Paperopoli. Qui c'è poi scritto, c'è tutto l'ambaradan,
Lambaradan. Ecco, chi è Calbarsa? Chi è Calbarsa? L'ignoranza va perdonata, nel senso c'è chi non conosce Platone e va bene, si può ignorare chi è Platone, chi non conosce Shakespeare e va bene, chi non ha mai letto Dante e pace, ma uno che non conosce Calbarsa ovviamente è grave, insomma, vorrei dire che è molto grave, perché Calbarsa crea la città di Paperopoli, Dacburg, città dei paperi, insomma, traduzione abbastanza. Il burbero, cioè quello che era James Jones, era nelle storie di Calbarsa, c'era un vicino antipatico di Paperino, da cui litigavano sempre, che nelle storie italiane poi verrà dimenticato, ma nelle storie di Calbarsa è invece sempre presente. È ovvio che inventa il mitico Uncle Scrooge, McDuck del 47. Oh, il Dandy Scansafatiche, che è Gladstone Gander del 48, Gastone, Archimede Pitagorico, Giro Giornoso, Cuore di Pietra, Fame d'Oro, Rocker Duck, Amelia, che in realtà si chiama Magica de Spear, Eddie, che è quello che sta sulla lampadina. Quindi è colui che crea il mondo dei paperi, cioè che dà al mondo dei paperi una sua geografia. Cioè, quello che noi da bambini, sono da bambini, insomma, io bambino, è un po' un peccato che i bambini oggi, non lo so, i manga sono manga, sono una bella storia, cioè queste sono a rileggere oggi. Poi Calbarsa aveva una grande cultura, in realtà non è che fosse un omettino, sì, l'uomo dei paperi, ma è ovvio che molti riferimenti non sono così banali. Qui avete varie storie. Paperino il sentiero dell'unicorno, Donald Duck in Trail of the Unicorn, quindi anche animali mitologici. Qui vedete i personaggi che sono tutti di Calbarsa, ma sono storie molto brevi, leggibili, quindi potete farla abbastanza velocemente. Avete l'antipatico Gastone. In questa prima storia, però, Gastone, cosa unica che rara, verrà battuto da Paperino. Che ora qui possiamo fare spoiler, ragazzi. No, siamo veramente Gastone che cerca di truffare Paperino. E un po' ricorda un po' Indiana Jones. In realtà, qui secondo me, Castelli, che secondo me è stato un grande lettore di Calbarsa, molte cose di Martin Mystery vengono da qui, da Calbarsa, perché ci sono città misteriose, città sepolte sotto la sabbia, che ricorda addirittura Gurdjieff. Cioè, in realtà queste storielline che sembrano l'unicorno, Paperino un po' precede Indiana Jones alla ricerca dell'unicorno, lo zio Paperone gli promette addirittura 10.000 dollari, che addirittura gli darà 1 milione di dollari, qui prima che lo zio Paperone si ravvedesse da queste spese folli. E infatti, alla fine della storia, vediamo Paperondesi, Paperino, 1 milione di dollari a chi gli salva l'unicorno, ragazzi. Paperone. E vediamo che Paperino, per una delle pochissime volte, riesce a battere Gastone. Qui si rimanda anche a storie. Washington Irving, cioè Rip Van Winkle, il famoso dormiglione, quello che si addormenta per 20 anni. Oh, mi sembra che fossero da Washington Irving, nel 1820, è una storia famosissima negli Stati Uniti, un po' meno, so, questo qui dorme per 20 anni, poi si sveglia e scopre che il mondo un po' è cambiato, ma ricorda una storia che ricorda un po' la storia dei sette savi, quindi non sono mai storie banalotte. Ecco, quelle di Calbarsa non sono storie banalotte perché si rifanno a misteriose civiltà scomparse, come la storia Lo scienziato pazzo. Questo, ad esempio, Paperino e la sposa persiana, il titolo originale era Donald Duck in Ancient Persia, dell'antica Persia. C'è uno scienziato pazzo che ha trovato il modo di far resuscitare degli antichi persiani per scoprire i loro segreti. Sa, una storia, una città sotto le sabbie, addirittura a me ricorda Gurdjieff.
veramente si capisce che Karl Barth non era un povero cretinetti che disegnava paperette e paperelli. Dietro, cioè, ricordiamo sempre il fumetto, è una cosa seria. Sì, so che se dico che Karl Barth è una cosa seria, la gente mi vede in faccia, ma in realtà, ora prendo una riga che divento più autorevole di Tiger, faccio anche pubblicità a Tiger, pubblicità occulta, non neanche occulta perché l'ho detto, ho comprato a Tiger, è pubblicità, ma non mi pagano, io faccio pubblicità occulte, però sono l'unico fesso che fa pubblicità occulte e non lo pagano. Dicevo che si parla di geroglifici, cioè, quello che voglio dire è che le storie di Karl Barth a noi bambini ci hanno insegnato un sacco di cose, perché non erano stupide, non sono storie stupide, questo vorrei dire, non sono storie cretine. Sì, e poi rimanda, cioè, voglio dire, queste cose le faceva Fedro, Esopo, gli animali che parlano, cioè veramente se uno riflette e esce un po' fuori dal pregiudizio fumetti cretinate. Cioè, che un manga sia più serio dei papri di Karl Barth, non è detto che un Zagor sia più serio, un Tex, par condicio, no? Queste storie hanno profondi valori profondi, profondi valori profondi, e Castelli si è ispirato, secondo me, in larga parte a Karl Barth, cioè è stato un grande lettore, ma tutti, è un pochino più a né di me, però qui c'è già Martin Mistero. Qui c'è già Martin Mistero, Paperino alla ricerca della ci civiltà, ovviamente in chiave comica, risolvono questi antichi persiani in cui Paperino deve sposare questa orribile principessa, e piuttosto che, vabbè, i personaggi hanno nomi piuttosto improbabili. Oh, Never Was A. Cioè, per re persiano Never Was A, che vuol dire che non è mai esistito. Vabbè, la principessa si chiama Nidbara, che ha bisogno di Nidabara no, Nidabara Soapa, che ha bisogno di un saponetta. E vabbè, Karl Barth era Karl Barth. Queste sono storie che non sono stupide, che voglio dire, sono storie. Paperino Sciatore. Ci sono, per esempio, qui siamo nel periodo della guerra fredda, le spie russe, vediamo degli accenni di guerra fredda, degli accenni di guerra fredda con le spie russe. Le spie russe. Sì, è ovvio che le spie russe nei fumetti Disney americani non è che fossero viste granché bene. Il paese dei totem è una storia favolosa. I rapporti tra indiani, nativi americani, e uomo bianco, sì, in chiave comica, però Karl Barth, cioè vuol dire, in questi rapporti, questi che poi sono, questi indiani sono descritti in maniera molto realistica, sembrano il New Mexico in realtà, comunque sono descritti in maniera molto realistica, anche il disegno, insomma, è molto realistico, molto, cioè qui per esempio i famosi nasi. Tutti sappiamo che nel mondo Disney c'hanno quel naso nero a patatina nera, no? Qui i personaggi Disney di Karl Barth hanno figure assolutamente umanoidi. Cioè, è ovvio che alcuni hanno il classico naso così, no? Il classico naso così. Però gli indiani sono descritti in maniera assolutamente realistica. E anche i persiani, non mi ricordo dove erano i persiani, ho perso i persiani. No, i persiani sono una via di mezzo, ecco, hanno il naso nero, ma con degli sperimentalismi piuttosto strani. Del naso nero però umano, insomma. E però lo scienziato pazzo è descritto esattamente come un essere umano, tipo film di Boris Karloff. Quindi anche Karl Barth ci mostra un Paperino in evoluzione, work in progress. Ora, quando noi andiamo a comprare il Paperino, ce lo aspettiamo in un certo modo, ma prima di arrivare a questo modo, insomma, c'è stata un'evoluzione. Disegni poi di animali, faccio vedere alcune scene, sono fantastiche. Alcune scene sono veramente, ma questo è un capolavoro del fumetto. Cioè, guardate questo scena, come è disegnato, a parte che. Ma sono delle scene pazzesche.
Ora, quindi andate in edicola, guardate sta prima pagina, è veramente fantastica. Karl Barth è stato un maestro non solo del fumetto, ma di tutto. Sarà stato un fumetto. A noi bambini, io da bambino lo adoravo Karl Barth, avevo i suoi volumi cartonati che poi ho perso per tante cose, ma cioè, credo che per uno che abbia amato Disney, io non sto a parlare di Karl Barth, insomma, o come parlare di Magnus, insomma. Naturalmente si potrebbe fare un discorso lungo, eccetera, quindi. Però certamente Karl Barth, voglio dire, 2,99 euro, accattateville, no? Gazzetta dello Sport, ovviamente i prossimi costeranno sui 5-6 euro, non lo so, però questo primo volume correte in edicola e accaparratevelo senza se e senza ma, proprio subito, perché delle storie Karl Barth, io quando trovo anche questo ho trovato nel ben usato. No, questo è in bianco e nero, però Karl Barth, Karl Barth, cioè, non sono storie, cioè, le storie Karl Barth, quando leggi una storia Karl Barth, ti lascia sempre qualcosa su cui pensare, cioè, non è una storia che non ti lascia da pensare. Cioè, Karl Barth ti dà uno spunto di riflessione, è stato un grande maestro del fumetto, forse uno dei più grandi maestri mondiali, insomma, è stato un grande. Queste storie non sono, cioè, sono ovviamente divertenti. Tra l'altro, abbiamo per esempio personaggi. Ecco, questo non è proprio il vicino, ma insomma, caratteristiche del vicino antipatico. Che vabbè, con temi molto americani. È ovvio che questo è un fumetto americano. Per esempio, qui è un. Prevenzione antincendi, cioè questo fumetto andrebbe fatto leggere ancora oggi per la prevenzione antincendi, cioè tematiche che sì venivano date ai bambini, ma con una morale, cioè quando si diceva che i fumetti erano diseducativi, chi diceva questa cosa negli anni 50 era un cretino, ma proprio un cretino, ma un cretino con la C maiuscola, perché questo fumetto qui è stato fatto apposta per spiegare ai ragazzi la prevenzione degli incendi, cioè che non si, quando si va in un bosco non si lasciano, cioè si deve spengere sempre, non si buttano i cerini, cioè tutto questo. Quindi questo non solo era un fumetto di sé, questo era altamente educativo, altamente. Ma in Italia c'è un pregiudizio, c'è stato sempre un pregiudizio classicista sui fumetti, quindi, ma anche in America ovviamente. In America si andava un po' sulla psicosi, nel senso quando succedeva qualche crimine o qualcosa, la colpa era di, cioè, la caccia alle streghe. In Italia c'era un pregiudizio di stampo democristianeggiante. Poi dovremmo parlare del Corriere Piccoli, ma quello spiega molte cose. Però questi non erano fumetti diseducativi, ma questi erano fumetti straeducativi, perché leggere la storia di Karl Barth, oggi anche un adulto che legge la storia di Karl Barth impara qualcosa. Io lo renderei obbligatorio. Io. Tutti i fumetti li rendo obbligatori. No, ma io veramente mi sono diretto queste storie e ho veramente provato un piacere e ci ho scoperto, rileggendole ora, a un'età piuttosto venerando, le cose che da bambino non coglievo, perché da bambino è il divertimento, è la gioia del fumetto, non ci sarà altro, noi nella vita, sì, ci sono altre cose, ma internet, WhatsApp, iPhone non ci sarebbe, quindi Karl Barth è stato. E tra l'altro anche artisti eversivi anche abbastanza underground, come Pazienza, vuoi dire, la lezione di Karl Barth del fumetto americano di Paperino e Topolino. Pazienza ha preso a me, cioè, questo segno qui lo ritrovate persino nei fumetti di Pazienza, ma questa sarebbe un'altra storia.